Covid allarga le distanze anche tra gli affetti più stretti, soprattutto se questi sono persone fragili ed a rischio come gli anziani. Per ovviare al problema, però, nella residenza protetta Beato Sante di Monbaroccio è stata costruita una stanza degli abbracci, rinominata Casetta Diamoci una mano, una struttura in legno dotata di braccia grazie alle quali i parenti e gli anziani ospiti potranno di nuovo, dopo quasi un anno, scambiarsi una carezza ed una stretta di mano, seppur attraverso un guanto in plastica. La casetta, che doveva essere attivata per Natale, al momento non è ancora in uso, in quanto, ha spiegato Lia Ferro, coordinatrice della struttura, abbiamo ricevuto una raccomandazione di ASUR di contingentare al massimo gli ingressi dei familiari, causa l'aumento dei casi in provincia, ma speriamo di poterla utilizzare il prima possibile. Un giorno, parlando con la mia collega che è al di là del vetro, abbiamo deciso di creare qualcosa che fosse non troppo blando, perché ci sono varie tipologie di stanze degli abbracci. Volevamo qualcosa che fosse sicuro al 100%, quindi con una sua struttura proprio blindata, supportati dall'amministrazione e soprattutto poi chi materialmente realizza le nostre idee, perché noi ne abbiamo tantissime. E con tutte le evoluzioni così abbiamo creato un prototipo, che è quello che voi adesso vedete. Andremo su prenotazione, faremo un primo triage telefonico proprio per, se non avete avuto febbre, non avete avuto quelli che sono i classici sintomi, il familiare prenoterà la visita, verrà qui e, come dicevo prima, nel momento in cui viene faremo il triage, quello fisico, la temperatura, la registrazione, indosserà, si laverà le mani, indosserà i guanti, indosserà il camice e potrà stare col proprio familiare. La visita durerà 15 minuti e terminerà allo scattare del rosso del semaforo posizionato sulla scrivania. Il parente successivo dovrà attendere circa mezz'ora per permettere alle operatrici di effettuare la sanificazione, che avverrà con prodotti specifici e con raggi ultravioletti. Regalare il calore di un abbraccio a chi non ne può ricevere a causa dell'emergenza sanitaria. Era questo l'obiettivo del progetto, ha poi spiegato Felice Lobascio, il volontario che ha realizzato gratuitamente e donato la struttura. Mi ha impressionato subito, è stata secondo me una cosa meravigliosa e la cosa bella è stata anche durante il corso d'opera della struttura vedere anche gli anziani che ogni tanto magari si affacciavano dalla porta e già li vedevi sorridenti sotto quel punto di vista, perché cominciavano a capire che stava nascendo qualcosa per loro che poi gli avrebbe dato l'opportunità, ecco, di un minimo di contatto con i loro parenti. Contenta del bel gesto anche l'amministrazione comunale di Monbaroccio. La sensibilità che ha dimostrato il KCS ci ha subito convinto ad accogliere immediatamente la proposta che hanno fatto, appunto, di realizzare questa cosa che può sembrare una piccola cosa, ma in realtà ha un valore molto grande. Poter dare la possibilità a chi le relazioni sociali le ha veramente quasi tagliate al 100%, di potersi relazionare di nuovo con i propri familiari, anche scambiarci uno sguardo proprio da vicino così, insomma, crediamo che sia veramente di fondamentale importanza.